Il contratto nazionale è scaduto da anni, ma tutti i tentativi di conciliazione sono falliti. E così anche in Abruzzo scioperano per 2 giorni i lavoratori del comparto vigilanza privata e security. A Pescara, manifestazione davanti alla prefettura. Siamo davanti alla prefettura come elemento simbolo, la prefettura di quello che dovrebbe essere la sicurezza e la vigilanza nel paese. Quindi questo è l'istituzione simbolo. La crisi del mercato ha generato ovviamente meno risorse e queste ricadono poi effettivamente sui lavoratori, che sono costretti a turni estenuanti, a un lavoro estenuante, sempre meno di qualità, sempre più approssimativo, e questo non è sinonimo di sicurezza. Dalla parte datoriale sono arrivate delle proposte direi oscene, perché si parla di un rinnovo economico ridicolo a fronte di una totale disponibilità da parte del lavoratore, quindi con una totale richiesta di flessibilità. Questo è inaccettabile se pensiamo ai primi 3 giorni di malattia non pagati. Questo è un settore che svolge un lavoro prevalentemente all'aria aperta, quindi notturno anche. Quindi capirete che è un problema reale e concreto, si chiede una flessibilità totale, ripeto, quindi un turni straordinari di 13 ore al giorno, lavoro consecutivo per 14 giorni e solo un giorno di riposo, quindi parliamo, ripeto, di lavoratori che ormai lavorano fianco a fianco con le forze dell'ordine a tutela anche per la lotta alla criminalità organizzata, fanno azioni di antiterrorismo, se pensiamo ai servizi aeroportuali, alle stazioni ferroviarie. Stiamo parlando di qualche migliaia di lavoratori, però svolgono un ruolo fondamentale perché assicurano gran parte di quella che è la sicurezza della cittadinanza, della popolazione, che non riesce a fare lo Stato che in pratica appalta questo servizio, e questi lavoratori si trovano in una condizione di costante precarietà. Il punto è che gli appalti vengono fatti sempre a condizioni economiche molto basse e quindi le aziende si approfittano per tagliare sempre più costi, e anche nei rinnovi contrattuali le condizioni economiche sono sempre improponibili. Spesso e volentieri si trovano in condizioni come alcune vertenze locali che abbiamo, penso all'Istituto Aquila, in cui ci sono lavoratori che hanno appena preso lo stipendio di aprile e devono ancora avere maggio, giugno, quattordicesimo, eccetera, eccetera. Quindi senza soldi in sostanza lavorano.